Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi parleremo del nuovo ragazzo comprato dalla Juventus. Si tratta di Frederic Macon Reyes, giocatore che, vi dico la verità, io non ho mai visto giocare, quindi il mio video serve solo per riportare alcuni dati che mi fanno ben sperare sul giocatore. Poi chiaramente sappiamo benissimo come cambiano le cose dal dire il fare, no? Nel senso, è chiaro che più di una volta mi è capitato di vedere giocatori che pensavamo convinti che avrebbero sfondato e poi si sono persi nei meandri del calcio giovanile, poi Serie B, Serie C, eccetera, eccetera, eccetera. Allora, cosa volevo dirvi? Allora, intanto che questo ragazzo, appunto Macon, era conteso da diverse squadre, tra cui Real Madrid e Arsenal, quindi sicuramente molte squadre c'erano squadre importanti. Un giocatore venezuelano, un giocatore talentuoso che può ricoprire diversi ruoli, dal centrocampista all'attaccante, più seconda punta però, e almeno quello che ho raccolto, perché ripeto, non l'ho mai visto giocare, quindi non so di preciso che tipo di... non sono un tipo che fa video su questa cosa, però mi incuriosiva questo ragazzo proprio perché ne sto sentendo parlare bene. Le cose che volevo dire, appunto, che è un ragazzo che ha 17 anni, verrà, quindi in teoria entra come primino nella primavera, insomma come primo anno, ma che ha già esperienza. Pensate che a 16 anni ha già giocato il sudamericano, il sub-20, con la sua nazionale, appunto il Venezuela. Già questo dato vi fa capire che comunque questo ragazzo delle qualità ce le ha, anche perché il Venezuela è arrivato secondo nel sub-20, vuol dire che la nazionale è arrivata anche alla FIFA World Cup, è arrivato secondo in FIFA World Cup Under 20, quindi sicuramente Venezuela a livello di Under 20 è messa abbastanza bene. Se questo ragazzo gioca nell'Under 20 con qualche anno in meno, vuol dire che è interessante. E come detto, era svincolato, l'abbiamo preso, ma con diverse squadre su di lui, appunto Arsenal, Real Madrid, ha il passaporto belga, quindi potrebbe anche in futuro giocare con la nazionale belga come prima squadra, ma soprattutto è comunitario, non è considerato extracomunitario, quindi sicuramente giocatore molto importante anche per gli slot. Quindi staremo a vedere adesso come giocherà in campo. Io sono curioso, anche perché sono curioso del nuovo allenatore, che a me sembra un allenatore capace della primavera, e quindi staremo a vedere ovviamente che cosa farà questo Frederic Macon. La curiosità è tanta, quindi sicuramente non vedo l'ora di vedere la Juve in campo, quindi anche a livello giovanile non vedo l'ora. Come detto, ho fatto questo video, non è che lo faccio su tutti i giocatori della primavera, lo faccio su di lui perché è incuriosito e perché all'estero il suo approdo alla Juve ha fatto clamore, proprio perché è un giocatore che era abbastanza ricercato. Staremo a vedere, gli auguro il meglio, sperando che possa essere un crack, nel senso che possa riuscire a fare il suo nella grande storia della Juve, perché non è facile ultimamente fare la storia dalla Juve partendo dalla primavera con il campione che la Juve ha in prima squadra. Ragazzi, a me non resta che salutarvi e darvi appuntamento con i prossimi video. Ciao!